Benvenuti alla 19ª edizione del telegiornale di Argenta. Abbiamo intervistato il sindaco di Argenta, Giorgio Bellini, che arrivato alla fine del suo mandato ha voluto salutare i concittadini, tirando le somme del suo lavoro svolto in questi 5 anni. È stata un'esperienza molto formativa, interessante, ma anche molto difficile. Io sono stato chiamato a questo ruolo da una coalizione di partiti politici che mi hanno chiesto espressamente un impegno sull'amministrare questo comune dopo un momento di grande crisi storica. Io ho accettato con molto timore ma anche con molta speranza questa sfida. Un grazie veramente di cuore, e comunque io rimarrò a disposizione anche perché rimarrò in questo nostro comune, e quindi continuerò anche a sostenere da un altro punto di vista, dal punto di vista del cittadino e del professionista, quello che è questa realtà argentana che amo così tanto. Domenica 1 marzo, presso l'agriturismo Bassara di Argenta, dalle 15 in poi, si è tenuta la seconda edizione dell'Homma Mers, che è un'occasione per riscoprire antiche tradizioni contadine, una serata tra musica, antichi mestieri e degustazioni. Abbiamo riproposto l'Homma Mers perché è una manifestazione che secondo noi promuove correttamente il territorio e il turismo legato appunto al territorio. Per, diciamo così, organizzare un turismo vivo, vero, secondo noi è necessario parlare un po' delle storie degli uomini e della loro terra. Questa manifestazione ci dà l'occasione di farlo. L'idea è venuta perché tra i più, diciamo così, appassionati dei Homma Mers della prima edizione, abbiamo notato sono stati i bambini, insomma, che nell'anno poi trascorso spesso hanno ricordato con piacere la serata trascorsa. Sabato 7 marzo alle 17.30 presso la Sala Giardino di Argenta si è svolto il convegno dal titolo Abili a quattro zampe, che è un progetto di formazione per cani da supporto ai disabili, organizzato dall'associazione Chiara Milla in collaborazione con il centro cinofilo Green Paradise. Io sono la responsabile dell'associazione di promozione sociale Chiara Milla, che si occupa di attività, educazione e terapia assistita con gli animali sul territorio dell'Emilia Romagna da circa 6 anni. E che in collaborazione con l'istruttore cinofilo Daniela Scanelli del centro cinofilo Green Paradise di Argenta ha appunto studiato e preparato questo progetto che si chiama Abili a quattro zampe e che consiste nella formazione e preparazione di cani da supporto a disabili. Piccole e grandi questioni su scrittura, letteratura e letture giovanili. Martedì 10 marzo alle 17 presso l'Aula Magna del Convento dei Cappuccini, lo scrittore per bambini Luigi Dalcin ha incontrato genitori ed educatori per parlare di letteratura per l'infanzia, lettura e scrittura. Io scrivo libri da circa 10 anni e sono uno scrittore di libri per ragazzi in particolare. Quindi il mio lettore è un bambino. A volte i bambini mi chiedono come fa un adulto a scrivere per un bambino. Io dico che c'è bisogno di un aiutante magico, che chiamo la penna bambina, che consente di tradurre il linguaggio dell'adulto nel linguaggio per bambini. E c'è un altro strumento anche che può servire per scrivere per bambini, che io chiamo il dizionario adulto-bambino, che purtroppo sta dalla parte dell'adulto e quindi, anche se spinto da buone intenzioni, traduce il linguaggio dell'adulto in un linguaggio che quell'adulto non sente più proprio, che è il linguaggio dei bambini, per vari motivi. Invece scrivere per bambini richiede di considerare il linguaggio dell'adulto come la propria lingua madre, una lingua che io non esercito più con gli altri adulti, è la mia lingua madre che non ho mai rinnegato. Giovedì 12 marzo, alle ore 21, sul palco del Teatro dei Fluttuanti di Argenta, è andato in scena lo spettacolo di prosa La Rosa Tatuata, portato in scena da Mariangela D'Abraccio e Paolo Giovannucci. Sì, direi di sì, è un spettacolo ormai che abbiamo già ben rodato dalla seconda stagione, quindi siamo affiatati, ci divertiamo ogni sera, quindi direi proprio di sì. Quando capitano delle occasioni così, credo che ci sia una totalità di possibilità espressiva per un'attrice, per una compagnia. Passare attraverso un testo, dai toni tragici, drammatici, a quelli fortemente comici, perché proprio da farsa il secondo tempo,
Questo credo che sia una fortuna per chi lo interpreta, una rarità. Williams, Tennessee Williams è un grande autore, quindi è riuscito anche a fare questo, non solo tutti gli altri suoi capolavori. Mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!